Se posso ulteriormente scusarmi, ma anche dare un annuncio che forse è interessante per chi si occupa di queste cose, stiamo tornando tutti dal Senato e quindi avremo, diciamo, qualche intervento di posizione politica, perché è finita la seduta e, come purtroppo immaginavo, è finita con l'aggiornamento a martedì per il bilancio d'assestamento sulla base delle cose che vi avevo indicato questa mattina, perché va avanti il dibattito a martedì, ci sono vari ordini del giorno e io mi sono permesso di presentare proprio adesso un ordine del giorno in cui, al di là del bilancio di assestamento, si chiede al governo, tutti insieme possibilmente anche in modo trasversale, che almeno nei prossimi documenti, cioè la nota di aggiornamento al DPF e la relazione previsionale programmatica, faccia emergere completamente l'andamento del gettito 2007 e di conseguenza corregga l'andamento tendenziale del gettito 2008, altrimenti non si capisce in Parlamento di quale finanziaria potremmo parlare. Però appunto per le vicende che ho illustrato all'inizio questa mattina, che ha creato questo trambusto almeno per la parte politica di questo workshop avanti e indietro alla Camera e al Senato, è aggiornato a martedì mattina e quindi adesso siamo tranquilli, stiamo rientrando dal Senato per... Tu avevi finito già la parte, sì, abbiamo degli economisti? Ultimato la, sì. Ecco, e quindi io direi che a questo punto Alberto comincia... quindi è meglio che tu cominci subito, sì, man mano stanno arrivando, è venuto con me anche Massimo Polledri, sta arrivando Morando e gli altri che erano previsti nel panel. Grazie della pazienza e abbiate pietà per chi svolge questo ruolo. Ciao Franco.